Adesso vi raccontiamo la storia di un violinista che è tornato ai suoi concerti ribaltando una diagnosi che lo stava portando alla paralisi, grazie prima di tutto a una volontà di ferro. L'ho incontrato per noi, Jari Pilati. Io ho iniziato a suonare a 6 anni, mio nonno era liutaio, quindi sono stato indotto, no, a suonare il violino anche se non forzato. A un certo punto la tua carriera si interrompe. Si interrompe nel 2009 a seguito di questa malattia. Nell'arco di 72 ore ero completamente paralizzato, cioè proprio gli arti inferiori e in 3 giorni anche gli arti superiori. Dopo quanto tempo hai potuto riprendere in mano il violino? Ma un anno ho ripreso l'attività. 2 anni ho ricominciato a fare i concerti più importanti. La malattia è la sindrome di Guillain-Barré, origine non ancora chiara, può portare alla morte. In Europa colpisce una o due persone ogni 100.000. Si combatte con trasfusioni di plasma, terapie di supporto e molta tenacia. Può lasciare danni permanenti. Alessio Bidoli, docente al Conservatorio di Bari, 3 album registrati in duo col grande pianista Bruno Canino, è tornato quello che era, anzi, dice, anche meglio. Sono tornato ricostruendomi tutto da capo, tutta la tecnica, dai micromovimenti, tutti. È costato fatica? Molta, 800 ore di fisioterapia, più la plasmaferesi iniziale, però a livello umano mi ha rafforzato, sì, come uomo, sì. Bisognerebbe investire di più nella ricerca, perché queste malattie hanno bisogno, spero che fra qualche anno possano essere guarite semplicemente prendendo una pillola.